Nuova puntata di Ma chi è Klaus? E l'ospite di oggi è un ospite con cui potremo sicuramente fare dei discorsi molto approfonditi sul sistema sanitario, perché siamo con l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. E quindi buongiorno Formigoni, benvenuto a Ma chi è Klaus. Buongiorno a voi, grazie dell'invito, eccomi qua. Ecco, questi ultimi mesi sono stati forse i più drammatici della storia repubblicana italiana e sicuramente il problema nasce dalla pandemia Covid che si è sviluppata, potremmo dire, all'improvviso in Italia, ma soprattutto in Lombardia. Lei è stato il presidente della Lombardia e non sono mancate le polemiche sia nei suoi confronti che nei confronti di quelli che attualmente l'amministrano. Come giudica l'operato di Fontana e Gallera? Cominciamo a precisare che io sono stato presidente della Regione Lombardia per 18 anni, ma fino all'ottobre del 2012, quindi ormai sono 8 anni che guardo alla Lombardia da osservatore e l'ho guardata anche in questi mesi da osservatore. Questa è la prima premessa. La seconda è che la Lombardia è stata la prima regione al mondo ad essere investita dal Covid dopo la Cina. È stata investita dal Covid con una potenza enorme, straordinaria. C'è chi ha paragonato l'aggressione del Covid alla Lombardia a qualcosa della potenza di una bomba atomica e non è certamente un'esagerazione. Una potenza aggressiva enorme e uno scatenamento della pandemia improvviso. Quindi la Lombardia si è trovata certamente ad affrontare la pandemia in condizioni difficilissime. Bisogna anche aggiungere, lo sappiamo tutti ma riportiamolo, che la Cina, che aveva subito l'aggressione per prima nella regione di Wuhan, non ha passato all'Occidente nessuna informazione. Quindi c'era stata l'aggressione del Covid a Wuhan, la Cina, e questa sua responsabilità andrà investigata, non ha passato nessuna informazione, quindi non ha permesso a nessuna regione del mondo, tantomeno alla Lombardia, di prepararsi all'aggressione di questa pandemia. Infine ricordiamo un'altra responsabilità, ahimè quella del governo italiano, perché il governo italiano aveva saputo di un possibile arrivo di una pandemia esattamente con un mese di anticipo. Aveva emanato un decreto legge in data 31 gennaio, ma non aveva dato lo stesso governo italiano nessuna indicazione alle regioni, nessuna indicazione agli ospedali, ai centri sanitari per prepararsi all'attacco che sarebbe arrivato. Ecco perché io ritengo che sia difficile individuare delle colpe specifiche delle autorità lombarde che si sono trovate a fronteggiare in queste condizioni di vera difficoltà quello che è avvenuto. Certamente saranno stati commessi degli errori, è evidente, mi sembra che lo stesso Presidente Fontana lo abbia onestamente ammesso di fronte all'esplodere di questo, degli errori saranno stati commessi, quindi sarà opportuno, anzi necessario, investigare, approfondire, essere molto analitici e molto severi nell'individuare le responsabilità. Però mi sembra che Fontana non sia colpevole delle colpe che gli attribuiscono. Ecco, per esempio Gallera ha detto: noi non sapevamo di poter chiudere la zona rossa, pensavamo di non essere noi. Questi sono effettivamente degli errori, insomma, abbastanza grandi che possono essere imputati a Gallera, forse. Attenzione, ma Gallera ha sbagliato a fare questa affermazione, perché invece una regione non ha il potere di dichiarare una zona rossa. Questo è stato chiarito in maniera molto precisa da Sabino Cassese, che è un professore, che è un costituzionalista, in un'intervista al Corriere della Sera, ed è stato ribadito ancora più autorevolmente dalla PM di Bergamo, anzi dalla capa della procura di Bergamo, che indaga sull'apertura non avvenuta della zona rossa, o meglio sull'apertura avvenuta con ritardo, che ha dichiarato ufficialmente non era nei poteri della regione aprire, dichiarare la zona rossa. Questo è un compito che spetta soltanto al governo, quindi non capisco francamente perché Gallera abbia voluto attribuirsi una colpa
di cui non era responsabile. Un'altra prego. Sì, un'altra cosa che effettivamente balza abbastanza agli occhi quando si guarda quello che è successo, soprattutto in Lombardia, è che soprattutto negli ultimi anni c'è stata questa commistione tra la sanità pubblica e la sanità privata e soprattutto una delocalizzazione forse della sanità che è stata poi invece accentrata verso alcuni centri principali. Questo ha in qualche modo rallentato o peggiorato la possibilità di gestione della pandemia? Diciamo che negli ultimi anni, negli anni che vanno dal 2013 al 2018 soprattutto, c'è stato un indebolimento della cosiddetta sanità territoriale, cioè di quella fatta dai medici di famiglia, dai medici di medicina generale, dai medici di base, che sono quelli che sul territorio costituiscono le prime sentinelle, sono i primi ad avvertire l'avvicinarsi di un pericolo, perché sono in costante contatto con i pazienti e possono cogliere l'arrivo di qualche cosa di strano. In effetti alcuni di questi medici hanno dichiarato che già nel mese di dicembre si erano accorti in alcuni loro clienti, soprattutto in età avanzata, di alcune polmoniti molto strane. Ma essendo stato, come ripeto, indebolito il rapporto tra la medicina territoriale, i medici di base, i centri responsabili della sanità, questi allarmi non hanno potuto essere comunicati. Mi spiace dover dire il nome del responsabile di questo indebolimento. È la riforma fatta da Roberto Maroni che ha indebolito la medicina territoriale. Roberto Maroni è stato il mio successore. Nei miei anni era molto forte in Lombardia la medicina ospedaliera, ma anche la medicina territoriale, e non lo dico io, le classifiche di allora fatte sulla base di parametri oggettivi da istituti di ricerca di gran nome avevano sempre messo la Lombardia al primo posto tra le regioni italiane sia per la medicina ospedaliera sia anche per la medicina territoriale. La riforma che Maroni volle introdurre nei fatti indebolì la medicina territoriale. Noi avevamo fatto associazioni tra i medici di base, perché è chiaro che quando un medico è da solo ha un certo numero limitato di clienti, sono cittadini ammalati che vanno a trovarlo, noi avevamo favorito associazioni di 8-10 medici tra di loro in modo che il numero fosse più grande, avevamo dato vita ad una forma particolare chiamata CREG che fu giudicata dall'Università Bocconi come una forma particolarmente virtuosa e particolarmente capace di cogliere le esigenze del territorio, anche questo è stato cancellato dalla riforma Maroni, per cui la Lombardia di Fontana si è trovata priva di quella difesa, di quel presidio territoriale che avrebbe permesso di individuare prima e meglio l'avanzare della pandemia. Ecco, vede, noi da Piacenza, per esempio, abbiamo avuto impressione, e cioè quando una cosa viene gestita dalla sanità pubblica i dati sono chiaramente pubblici, mentre a volte con la sanità privata si ha avuto il sospetto, c'è stata un'inchiesta per esempio di Selvaggia Lucarelli, che alcune cose non siano state dichiarate subito magari per perseguire alcuni interessi. Questo è in corso, ovviamente ci sarà chi dovrà accertarlo, questo non spetta certamente a noi dirlo, ma non ha avuto questo problema la Lombardia, forse con le RSA per esempio? Allora, anche qui bisogna distinguere bene, perché c'è sanità privata e sanità privata. C'è una sanità privata che ha chiesto di poter essere accreditata dal servizio pubblico nazionale gestito dalla regione. Quando io accreditai una parte minimale della sanità privata, dandole le stesse responsabilità della sanità pubblica, a fronte di molte domande ricevute di istituti privati che volevano accreditarsi, concessi un numero molto limitato di accreditamenti. Perché chi voleva accreditarsi doveva dimostrare di avere un livello di qualità perlomeno pari a quello della sanità pubblica, quindi dei grandi ospedali pubblici lombardi. Doveva accettare il sistema di controlli di Regione Lombardia, molto ficcante, molto penetrante,
perché noi, essendo responsabili della salute dei nostri cittadini, non volevamo che i nostri cittadini andassero in ospedali privati che avevano ottenuto l'accreditamento attraverso mezzucci e sotterfugi. Quindi il sistema di controllo era molto penetrante. In terzo luogo, accettavano la remunerazione che noi fissavamo, che era identica a quella degli ospedali pubblici. Quindi nessuna ospedalità privata da noi accreditata ha potuto mai arricchirsi alle spalle dei cittadini lombardi. Ma la sanità, ma le ripeto, noi accreditiamo un numero molto limitato di istituti, inferiori a quelli che stanno nelle dita di due mani, meno di 10. Poi ci sono centinaia e in Italia migliaia di istituti privati, di ospedali, di cliniche, di ambulatori privati, che sono privati privati. Se lei va in questi ospedali, alcuni sono anche buoni, non dico di no, ma non sono sottoposti al controllo stringente della regione come quelli che noi accreditammo, e quindi non solo possono ritenere di non essere tenuti a fornire tutti i dati. La signora Selvaggia Lucarelli ha confuso una cosa con l'altra, le capita spesso di confondere le cose, quindi non è una novità, ma non bisogna prendere in giro i cittadini. La sanità in Regione Lombardia ha subito questi controlli che le ho detto. Le chiedo invece un altro punto molto controverso, è stato il ruolo di Bertolaso, e proprio in questi giorni vengono chiusi gli ospedali di Milano e di Civitanova Marche, che sono costati somme anche abbastanza ingenti. Lei cosa pensa di questo intervento di Guido Bertolaso? Ma guardi, Bertolaso fu chiamato a dare una mano ad un progetto che era già stato deciso, quindi il progetto di istituire, di fare nella Fiera di Milano un ospedale con letti di terapia intensiva è stato deciso in regione. Se vogliamo discutere di questo progetto, Bertolaso non ha nessuna responsabilità, perché gli fu chiesto: vuoi venire a eseguire questo progetto? Lui disse sì, fra l'altro si ammalò pochi giorni dopo, per cui poté dare soltanto una mano da lontano. Ma io dico questo: la decisione di costruire quell'ospedale può essere giudicata come si vuole, però era l'epoca della massima pandemia. Tutti gli ospedali pubblici e privati lombardi erano stati riconvertiti in ospedali Covid. Dimentichiamo che per 3 mesi chi aveva malattie anche gravi non ha potuto accedere agli ospedali, perché tutti i reparti erano ospedali Covid. I posti letto di terapia intensiva erano stati completamente occupati, si temeva quindi che alcuni malati erano stati mandati in altre regioni, addirittura in altri paesi d'Europa, e quindi per accrescere la potenzialità dei posti letto, Regione Lombardia decise di utilizzare degli spazi già esistenti e in 10 giorni costruì alcune centinaia di nuovi posti letto di terapia intensiva, che poi fortunatamente non sono stati utilizzati perché il Covid ha cominciato a diminuire la propria virulenza. Anche qui io non trovo sbagliata una decisione presa in un momento di allarme totale. Tra l'altro ricordiamo che l'ospedale della Fiera non è costato un euro di soldi pubblici, perché sono tutte donazioni private. Fecero male, con gli occhi di poi si può dire hanno sbagliato perché non ce n'è stato bisogno, ma con gli occhi di allora si sono portati in avanti. Non dimentichiamo anche che c'è chi dice che in autunno potrebbe tornare ancora un attacco di Covid-19, magari con virulenza ancora maggiore. Io mi auguro di no, ciascuno di noi si augura di no, ma in quel caso avere dei posti di terapia intensiva di riserva potrebbe servire. Dicevo, Gian Grillo però del San Raffaele è della famiglia Rotelli, se non sbaglio, quindi è privato. Ecco, la dichiarazione di Gian Grillo è una dichiarazione effettivamente medica o è quasi una dichiarazione politica, se vogliamo? Chi può rispondere a questa domanda? Bisognerebbe chiederlo a Gian Grillo. Vede, noi abbiamo assistito in questi mesi a grandissime discussioni, a pareri divergenti, non soltanto tra politici ma anche tra scienziati, tra virologi. Si pensava che fosse una caratteristica dei politici quella di litigare tra di loro. Abbiamo visto che è una caratteristica anche degli scienziati e dei virologi, ognuno dei quali ha un suo parere, ma questo non deve scandalizzare, perché vede,
la scienza nella quale i nostri virologi si impegnano non è una scienza esatta. La scienza procede, secondo l'insegnamento del grande Popper, per successive falsificazioni, cioè si arriva a ritenere che una cosa stia in un certo modo e in quel momento si procede, si fanno i lavori che si devono fare secondo questa ipotesi. Ma questo appunto è un'ipotesi, non è la certezza assoluta, perché poi ci saranno altri studi che potrebbero dimostrare la falsità di quell'ipotesi a cui sei arrivati, per fare un passo avanti magari in un'altra direzione. Questo ci deve indurre a scoraggiarci? No, la scienza è, l'universo è così vasto, è una cosa così straordinaria, così complessa, la nostra mente è ancora limitata per raggiungere le certezze assolute. Quindi anche i virologi hanno dimostrato di poter divergere tra di loro nel giudicare, fra l'altro, un fenomeno così nuovo come questo del Covid-19. Io che virologo non sono, non giudico né l'uno né l'altro, ho assistito al dibattito tra di loro, ho ascoltato anch'io le dichiarazioni di Zangrillo, non so se Zangrillo abbia ragione o abbia torto, non sono io che posso giudicarlo, vedremo cosa dicono gli altri scienziati, ho visto che alcuni sono d'accordo e altri non sono d'accordo. Naturalmente ci auguriamo tutti che Zangrillo abbia ragione, per ovvi motivi, perché questa pessima esperienza possa essere alle spalle. Grazie a Roberto Formigoni per aver risposto alle nostre domande e insomma noi ci auguriamo tutti che la soluzione ai problemi arrivi e sia, come posso dire, buona per chiunque e comunque la si voglia pensare. Grazie. Tutti ce l'auguriamo, tutti ce l'auguriamo. Grazie, grazie. Buona domenica a tutti. Arrivederci.